Salve a tutti, friends, al vostro Super Corri. Eccoci qua, ragazzi, recapone della 26esima giornata di Serie A. Una giornata che ha detto delle cose molto interessanti, adesso andiamo a vedere. Ci sono conferme, ci sono cadute fragorose, ci sono squadre che stanno facendo bene, squadre che stanno facendo meno bene. Aspettate perché qua secondo me non è aggiornata la classifica. Fatemi vedere un attimo. Una cosa va comunque, mannaccia la miseria. Impressionante. Allora, il discorso è semplicissimo. Davanti cambia poco. Fatemi vedere la classifica aggiornata. Ecco, vedi? Il Bologna è a meno 5 dal Milan. Questo volevo vedere io. La situazione è abbastanza chiara e evidente. Ci sono squadre in formissima, squadre che stanno davvero faticando. Qua perché mi dava il Bologna a 45 punti. Assurdo. Assurdo. Comunque. Il discorso è semplice, bisogna lottare, bisogna continuare, c'è una lotta serrata sia per la Champions, sia per l'Europa League, sia per la retrocessione. L'unica certezza ormai è che l'Inter è bella che è andata, ragazzi, su, parliamoci chiaramente, l'Inter è di un altro pianeta, io ve l'ho detto a inizio stagione, la gente non ci credeva, anzi, Milan, quella no. L'Inter è di un altro pianeta, l'ho dimostrato mille volte. È assurdo che non abbia vinto gli scudetti negli altri anni, perché è una squadra veramente troppo forte, quindi sta su un altro pianeta. Allora, come al solito, prima di partire con il recapone, invito a iscrivervi se volete a tutti i miei canali, lasciate un like, seguitemi sui miei social. C'è la mia raccolta fondi per la beneficenza, Supercorris and Friends. Chi mi vuole aiutare a raccogliere fondi da donare in beneficenza, trova il link di PayPal in descrizione. Chi vuole sostenere il mio canale, il mio lavoro, l'acquisto del PC, tutti gli upgrade che faremo, può fare una donazione, un abbonamento sul canale e mi aiuterà a arrivare prima all'acquisto di questi oggetti. Partiamo subito con venerdì, Bologna, Hellas Verona 2-0, vince il Bologna, ragazzi, grande vittoria. Un Bologna che continua a stupire. Si porta a meno 5 dal Milan. Ragazzi, quanti punti ha dissipato il Milan nell'ultimo, cioè, nonostante tante vittorie, eh? Chiaro che il Bologna sta facendo un campionato sontuoso, pazzesco, cioè non ci sono altri aggettivi per poter dire quello che sta facendo il Bologna. C'è anche da dire, ragazzi, che però una stagione ti può anche andare bene, capiamoci. Ora voi mi direte che significa, Corrà, che stia a dire, perché tu dai il Bologna spacciato. No, io vi dico, una stagione può andare bene, che significa questo? Che il Bologna effettivamente può fare un campionato del genere, però poi il discorso bisogna vedere l'anno prossimo. Io mi ricordo di squadre fortissime negli anni che hanno fatto delle ottime stagioni. E poi, raga, però l'anno successivo sono crollate. Posso citare il Chievo Verona, l'Udinese, squadre che sono andate in Champions, hanno fatto i miracoli. Però poi, ragazzi, all'atto pratico, Bologna quest'anno può anche fare l'exploit, perché se avremo 5 squadre in Champions, come sembra ormai quasi ufficiale, il Bologna ci può andare in Champions League, però dopo devi vedere, l'allenatore non ti rimane, i giocatori se ne vanno. Come l'affronti questa Champions? Ecco perché io spero che alla fine qualcuno lo superi, non per cattiveria, perché non ci sono le basi. Ripeto, tutte le squadre che hanno fatto benissimo la stagione precedente, l'anno successivo poi difficilmente si sono confermate. L'unica è stata l'Atalanta negli anni. Un Bologna straordinario che annichilisce un Verona in netta crisi, sta là, si sta giocando in maniera assurda la salvezza, ma io penso che alla fin fine retrocederanno Salernitana, Verona e Sassuolo, perché sono le tre squadre più in difficoltà per quello che mi riguarda. Bologna straordinario, però bisogna vederlo poi anche l'anno prossimo. Quest'anno sta facendo i miracoli. Vince l'Empoli col Sassuolo, sconfitta del Sassuolo che costa la panchina a Dionisi, ma io Dionisi l'avrei cambiato non so quanto tempo fa. Allenatore che non gli ha dato mai un'anima al Sassuolo, scandaloso, allenatore non accettabile. E di base, ragazzi, scontro diretto, l'Empoli con Nicola in panchina è riuscito a fare un salto di qualità mostruoso, portandosi già più 5 dalla zona retrocessione. Sarà invischiato fino alla fine nella battaglia, però i risultati li sto ottenendo. Sassuolo male. Male perché c'è Pinamonti, perché c'è Berardi, perché c'è giocatori fortissimi e non stanno rendendo. Vuol dire che l'allenatore è scandaloso. Scandaloso, gli hanno fatto la festa, meno male. Comunque dall'Empoli alla Salernitana sarà una battaglia fino alla fine. La Salernitana la vedo spacciata, gli altri se la giocheranno. Salernitana Monza 2-0. Vince il Monza che fa un piccolo step verso l'alto, però più o meno Monza e Genoa ormai sono rimaste nella terra di nessuno in classifica. Faranno una salvezza facile, ma non vedo possibilità per la zona europea. Buona vittoria appunto del Genoa, una Salernitana che ormai
Raga, non lo so, perché alla fin fine anche la Salernitana c'ha i giocatori buoni. Pure non riescono a rendere. Quando una stagione parte male e poi non la riesce a raddrizzare. Nicola era uno che sarebbe dovuto essere ripreso dalla Salernitana, un Ballardini. Questi sono gli allenatori che ti possono cambiare la stagione quando è compromessa. Purtroppo hanno preso Liverani, che è uno scandalo. Ha avuto solo esperienze negative ultimamente. Non capisco con che logica si scelgono questi allenatori. Ma manco Pippo Inzaghi avevo capito io, eh. Quindi una situazione disperata, secondo me la Salernitana va in Serie B facile, diretta proprio. Genoa batte l'Udinese, è chiaro che questo era un altro scontro diretto. Il Genoa, ragazzi, è forte, io ve l'ho detto. A me mi è piaciuto all'inizio campionato il Genoa, mi piace Gilardino come allenatore, vedo una grande carriera per Gilardino, mi sembra un allenatore molto bravo, la squadra c'è, 2-0 all'Udinese, l'annichilisci, te ne vai in classifica, ormai il Genoa, diciamo, è salvo, gli basta forse una vittoria e già si è salvato. Un Udinese che rimane là, in crisi, almeno c'è più 3 sulla zona retrocessione. Ragazzi, Udinese e il Sassuolo hanno fatto lo stesso giochetto per anni. Prendiamo giocatori forti, li valorizziamo e li vendiamo subito, senza poi sostituirli degnamente. Questo giochetto quest'anno sta portando il conto. Purtroppo, ad oggi, è complicato quello che deve fare l'Udinese. Un po' meglio del Sassuolo sì, c'è 3 punti in più, ma stai comunque là, nella zona retrocessione. Una squadra come l'Udinese non la vedevamo così in basso da anni. Non è stato un gran lavoro. Il Genoa invece con lungimiranza, impegno, intelligenza ha fatto una squadra forte, giocatori che rivenderà a fior fior di soldi, sta facendo un ottimo campionato. Beh ragazzi, vince la Juve all'ultimo secondo contro il Frosinone. Non è una bella Juve, capiamoci. La Juve non sta giocando un gran calcio, doppietta di Vlahovic per zittire le critiche, che ci sono sempre, però poi il Frosinone sta là, una partita in pareggio all'ultimo secondo ti salva le castagne dal fuoco, Rugani, però ragazzi non sono vittorie belle, vittorie che ti fanno pensare che la Juve si sia ripresa, in classifica bene, rimane a meno 9 dall'Inter anche se il campionato ormai è andato via perché l'Inter mo recupera con l'Atalanta, sia che vince che pareggi che perde, comunque è imprendibile. Una Juve in difficoltà, ve l'ho sempre detto. Vedi, le vittorie della Juve arrivano sempre per miracolo. Quante vittorie 1-0, quante vittorie 2-1. Questo è il risultato. La Juve sta vincendo per miracolo e prima o poi non ti va bene più. Una squadra che comunque farà la Champions l'anno prossimo, tranquillamente, perché io penso che la Juve arrivi comunque tranquillamente seconda in campionato. Ma se lo merita anche, eh? Se lo merita perché quelle che stanno dietro hanno fatto peggio. Però devo dire che una vittoria che non va bene, un Frosinone che alla fin fine se la gioca fino all'ultimo minuto, esce sconfitto anche in maniera un po' immeritata perché aveva fatto una bella partita. Un Frosinone a più 3 della zona retrocessione, è ancora un piccolo margine di tranquillità, ma la situazione è complicata. È chiaro che giochi con la Juve, ci sta di perdere, però perdere in quel modo dispiace. Cagliari-Napoli 1-1. Un pareggio, ragazzi, che sostanzialmente non serve a nessuno. Il Cagliari la riprende all'ultimissimo secondo. Un Napoli che sembrava poter dilagare. Segna con Osimhen. Si è mangiato un gol clamoroso. Osimhen prendendo il palo a 1 metro dalla porta. Sembrava comunque una vittoria fatta. Alla fine il Cagliari pareggia. Ragazzi, il Napoli è in crisi. Ci puoi mettere chiunque sulla panchina del Napoli. È colpa dei giocatori, non è colpa dell'allenatore. I giocatori appagati, i giocatori che non stanno rendendo neanche al 50% di quello che potrebbero rendere. Sì, l'anno scorso forse hanno reso tanto, forse di più del loro potenziale. Però questa non è una squadra che può stare a 37 punti, staccatissima da tutto e da tutti. Anche se la Champions fosse per le prime 5, come pare che sarà, il Napoli è comunque 8 punti. 9 punti, cioè, sei comunque staccato da pazzi. La squadra non esprime questo calcio spumeggiante che esprimeva prima. Purtroppo, io penso che anche con Spalletti ci sarebbe stato un calo vistoso del Napoli in campionato. Perché i giocatori sono appagati, troppi festeggiamenti e la cosa non va bene. Per quanto riguarda invece il Cagliari, sta lottando. Ragazzi, il Cagliari secondo me si può salvare perché è una squadra che c'ha cuore e c'ha tenacia. Rispetto ad altre squadre mollicce fatte di giocatori che o non sono forti o se ne volevano andare. Vedi Samardžić, vedi Berardi. Poi li tieni controvoglia e non ti performano come dovrebbero performare. Vedremo. Ma io penso che il Cagliari si può salvare. Vince l'Inter contro il Lecce. Fa il cazzo che vuole, Lautaro Martinez, segni, risegni, risegni ancora, cioè un giocatore straordinario, ragazzi, l'Inter è mostruosa, è una squadra talmente forte che non c'è nulla da dire, è una squadra troppo più forte in Italia in questo momento,
è una squadra che anche in Europa davvero c'ha pochi rivali. Io la metto sullo stesso livello di tutte le top. È normale che stravinca tutte le partite. È una squadra che ha la miglior differenza reti d'Europa. Ha preso 12 gol, ne ha segnato una caterva, più di 60. Cioè, è una corazzata imbattibile e insormontabile. Io l'avevo previsto perché l'Inter già giocava bene. Il problema è che quest'anno ha trovato anche la quadra Inzaghi tattica e a questo punto è imbattibile. Chi ci capita capita, perderà anche il Milan, il derby, capiamoci. Il Lecce dispiace perché comunque rimane con un buon più 4 sulla zona retrocessione, che non è male. I due allenatori abruzzesi, D'Aversa e Di Francesco, comunque hanno un piccolo margine. Però queste partite non le puoi vincere, ma devi vincere gli scontri diretti. Se no poi, raga, lo sappiamo, la retrocessione ti salvi oltre 35 punti. E Lecce, Lembro, tutte queste squadre, il Frosinone, devono fare altri 10 punti abbondanti, se no non ti salvi. Atalanta-Milan 1-1. Sì, raga, sono d'accordo, il rigore non ci stava e vabbè, tutte le solite storie, ma se sei una squadra forte, comunque, la partita la vinci. Gol straordinario di Leao, che ha zittito tutti. Io Leao in questa crisi non l'ho mai visto. È chiaro che segna pochi gol, sì, però tra le coppe e il campionato li ha fatti i gol, li ha fatti gli assist. Il problema non è Leao, il problema è che il Milan gioca male. Magnan non para un rigore, ma anche se gli sbatte addosso la palla, sembra che si sia rincoglionito del tutto negli ultimi mesi. Non ho capito il problema qual è. Troppi complimenti sicuramente, e evidentemente le avanze di altre squadre che lo stanno divagando mentalmente. Un Milan che doveva vincere, perché ora ti ritrovi il Bologna a meno 5, che non è tanto, e l'Atalanta che si avvicina. In più la Juve scappa. Certo, non cambia nulla tra il secondo e il terzo posto, capiamoci, però intanto per l'orgoglio era importante. Un Milan che gioca pure bene, c'è un rigore contro abbastanza discutibile, però tu, se sei una squadra forte, la partita la vince. Il Milan non l'ha vinta, purtroppo. Una squadra in crisi, io l'ho sempre detto, no, ma è forte, ma che vittoria ha fatto vittorie, come l'ha fatta? Stile Juve, non ha mai fatto una partita il Milan dominata dal primo all'ultimo minuto, convincendo dal punto di vista del gioco, mai. Prende gol di continuo, non c'è una partita dove non subiamo almeno un gol. Ragazzi, i dati parlano da soli, un Milan che deve fare di più. Ripeto, meritava di vincere? Sì, però le devi vincere queste partite. Che meriti e non vinci, la classifica non te la danno lo stesso. Perciò a me mi ha fatto veramente dispiacere, perché avevamo fatto una rimonta importante, anche se per lo scudetto vi ho detto non ci pensate per niente, però adesso abbiamo un po' dilapidato il tutto. Vince la Roma 3-2 col Torino, batte un Torino mai domo, e sostanzialmente secondo me lo estromette completamente dalla la lotta europea. Alla fin fine la Roma sale a 41 punti, si sta giocando il quinto posto con l'Atalanta a 46, meno 5. È una Roma che sta facendo tanti punti, il problema è che, raga, ne ha persi tanti con Mourinho. Dybala straordinario, tripletta, sappiamo che giocatori come Dybala sanno fare queste cose, giocatore sontuoso. Però deve recuperare la Roma, è dura, può vincere tante partite ancora e anche agganciare Bologna e Atalanta, ma non è facile perché poi chiaramente sei dietro. Quindi anche se loro non rallentano il passo, non li riprendi. Io spero che ci vada in Champions la Roma, perché è una squadra che merita e magari potrà tenere anche grandi giocatori andando in Champions. Può difendere bene i colori italiani in Champions più di altre squadre, più di Bologna e Atalanta. Vedremo. Un'ottima vittoria e De Rossi sembra aver trovato la strada più semplice. Mettere i giocatori dove vogliono giocare e non fare sempre mille polemiche. Vince la Fiorentina contro la Lazio, raga, un 2-1 molto buono, che permette alla Fiorentina di superare la Lazio. La Lazio troppo incostante, ve l'ho detto, l'anno scorso la Lazio col Napoli hanno fatto troppo di più di quello che potevano fare. Quando la stagione poi richiede anche ricambi e situazioni varie, la Lazio si perde. Ora Sarri parla del mercato, ma l'ha ballato lui il mercato, perché se lui voleva i giocatori doveva chiedere. Una Lazio che è una squadra deludente, ma lo era anche l'anno scorso, ripeto, l'anno scorso un po' tra Milinkovic-Savic in più, una squadra che ha giocato meglio, alla fin fine il risultato l'ha anche ottenuto, ma il problema è che poi vedete il risultato qual è. Se non c'è giocatore non puoi competere su più fronti, e la Lazio non ci sta riuscendo. La Fiorentina ha un moto d'orgoglio, può andare in un'ottima Europa League, ma per la Champions la Fiorentina ormai è già troppo staccata, secondo me non può recuperare. Comunque una squadra forte, sono tutte impegnate nelle coppe europee. La Lazio non penso che, pure se passa ai quarti, che sarà difficile col Bayern in casa loro, la si ferma. Invece la Fiorentina può fare bene in conference, magari provare a conquistare il trofeo. Migliore della giornata l'Inter, assolutamente, squadra mostruosa. Peggiore, raga, chi lo vogliamo dare? Al Sassuolo.
Dispiace molto, ma è una squadra che ad oggi non merita di stare in Serie A. Ciao, voglio.